Sorella, con tutte le disgrazie che ci sono capitate. Quali disgrazie, Antigone? Nostro padre Edipo che è andato a letto con nostra madre, poi si è uccisa e lui si è accecato. I nostri fratelli si sono uccisi. Tu che ti chiami? Ismene. Ah, quelle disgrazie. Adesso ce n'è una nuova. Nostro zio ha preso il potere. Non vuole far seppellire solo uno dei nostri fratelli e l'altro lasciarlo senza funerale. Quel Tirchio, che cosa non farebbe per risparmiare? Ma no, non lo fa per i soldi. Lo fa perché l'altro fratello è nemico della città. E tu cosa vuoi fare? Seppellirlo andando contro la legge. E tu mi aiuterai? Io no, ho paura. Allora lo farò da sola. Pazza! Tebani, adesso che Laio è morto e tipo in esilio i suoi figli si sono uccisi, non restava che io sono il re. Per cui adesso si fa quello che dico io, va bene? Certo, o Creonte. Allora, voglio che non sia seppellito il fratello di Antigone. Questa è la mia legge, che nessuno osi infrangerla. Pena la morte. Creonte, Arachese sta appena seppellito il fratello di Antigone. Oh merda, sei stato tu. Ma no, c'è sta questa ragazza. Salvia. Perché lo hai fatto? Che avevo detto di non farlo. Perché non ho paura di te. Boh. Visto? Non ho paura. Che sia uccisa subito. Padre. Sono io, tuo figlio Emone. Non uccidere Antigone. Perché io la amo. Te ne troverai un'altra. No! Voglio solo lei. E io la uccido lo stesso. Sì, cauto, o Creonte. E io la uccido lo stesso. Oh, Tiresia, tu che sei vecchio Bacucco. Dimmi, che cosa devo fare? Libera la ragazza. Subito. O te ne pentirai. Sei solo un corrotto. Allora ti lancio la mia maledizione. La maledizione fa paura. Andrò a liberare la ragazza. Ma dove l'abbiamo messa? In una grotta murata viva senza acqua, cibo e luce. Vado e la libero. Regina, devo dirvi una cosa. Regina. Non vedi che sono impegnata? È importante. Dimmi. Creonte, è arrivato tardi. Antigone si era già uccisa. E tuo figlio Emone con lei. Morto, morto. Se n'è andata senza dire una parola? Non ti preoccupare, è una donna saggia, sa quello che fa. La regina si è uccisa. Oh, merda. Sono morti tutti per colpa mia. Perché non me l'avete detto prima? Non uccidere Antigone. Sì, cauto. Libera la ragazza. Merda.